Ciao ragazzi, noi siamo Poco Gamers, io sono Zocchi e io sono Ryozan. Dal quasi disinstallamento di Rio, ma che ci vogliamo fare? Sto gioco ci fa impazzire, ma... E intanto siamo sempre qui. Già. Siamo sempre insoliti. Siamo ritornati in una nuova amichevole con gli iscritti. Oggi è il turno di Epikirio, anche lui rivincita contro Rio. Sì. Ce la farà sto giro. Ma guarda, per come la situazione attuale... Parto prendemente svantaggiato, ma non per una questione di Rio se proprio io, che sono un team completamente fuori meta, quindi riprovo il vai Mark con qualche variante. Dai, su Rio, che abbiamo visto che Mark è ritornato agli antichi fasti. Esatto. Comunque, avviso di servizio. C'è, probabilmente uscirà un video prima di questo, se non l'avete ancora visto andate a vederlo. Non è una o se non è ancora uscito uscirà comunque, riguardo a quella questione dei tornei, quindi. Ve l'abbiamo anticipato nella live di domenica, quindi andate a dargli un'occhiata quando uscirà o se è già uscito. Se è già uscito trovate la scheda qui. Poi, per chiunque fosse nuovo, abbiamo aperto gli abbonamenti, quindi chiunque abbia il piacere di supportarci ci farà un enorme piacere accogliervi nella nostra famiglia. Ovviamente non è obbligatorio. Esatto. Quindi... cliccando sul tasto abbonati partirà un nostro bellissimo video dove spieghiamo nel dettaglio quali sono i vantaggi. Non è che vi abbonate così. Non è che cliccate lì e vi arriva la polizia a casa che dovete pagare l'abbonamento. No, lì vi fa scegliere quale livello. E nel voi decidete se farlo oppure. No. C'è la nostra spiegazione in video di come funzionano, che benefici avete, per cui... vedete, anche solo per curiosità, poi non è obbligatorio. Nel momento in cui sentite quali sono i vantaggi, non vi interessa, chiudete, è pace, è finita lì. Giusto per farvi un'idea. E niente. Aspetteremo. Sì, l'unica cosa, S70 e nessun limite di overall, come sempre. Eccoci qua, ecco qua, FC Yakuza. Sì, mi ricordo. Sì, anch'io. Solo bronzo 4 e c'hai il Kaiser come capitano. It's a trap! It's clearly a trap! Comunque vi ricordiamo di passare a trovare i nostri amici della community talent di Captain Tsubasa Talenti su Facebook. E della pubblicità! Ah, è finita la pubblicità! Sì. Invece di essere gli annunci quelli che mette YouTube, la faccio io. La facciamo, esatto, la fa Zucchi. Mamma mia, vediamo un po' con chi gioca Epikirio. Yeah, è inserito Zenzo! Vediamo un po'. Ok, quello era. E vabbè. Libio, quella difesa è legale? No, non è legale quella difesa. Scusami, due Smith? Seriously? Padre. Ok. Aia, impegniamoci, non va bene, impegniamoci. È stato abolito. Gasatissimo, giustamente. Meno male che almeno lui è gasatissimo. Io, onestamente. Ma come, lo sei gasato di affrontarlo? No, non per quello. È che con un team nuovo non è così semplice, capito? Capisco perfettamente la sensazione. Prima di gasarmi voglio conoscere bene il team, capito? Il passaggio nabbo di Shizaki. Quando la gente vi dice Tsubasa lo devi buildare, se mi uscisse qualche coppia gacha di Tsubasa per darmi le tecniche. Ma perché succede questo? Non mi stai venendo ascoltando. Ma scusami. E dai. Vabbè, me ne tuo. E ho capito però. Vabbè, qua me la prende anche con l'intercetto sicuramente, però che cavolo, cioè. Vedi cosa succedere a chiagnere? If you say so.
Ma sono angolatissimo. E vabbè, però gli scaldi le manine. Oh, è la prima volta che riesco a usare l'Airspeed Tornado Sky Alpha. Vediamo. Incredibile! È commovente vederlo fatto sul mio account invece che contro di me. Già. Muller! Non l'avevi visto! No, me l'ho cogliato su due Smith! Non avevi visto che aveva Muller! Ciao me Muller! Misakino! Oh, dai! Troppo forte per me Muller! Tra l'altro non ha neanche la parata del TA. It's a big problem. Già è una sedia di suo me Muller, senza la parata del TA, boh, è tipo una sedia di quelle dell'asilo. Comunque, mi pare di vedere che nemmeno lui è stato fortunato a trovare uno dei due bestioni, poverino. Benvenuto nel club. Però ha una difesa che è illegale. La difesa è davvero molto bella. Cioè, illegale proprio. Cioè, i tuoi Smith, seriamente? Giustamente ha già i cittadini perché gli è andato tutto storto. Ma ha fatto un errore grave. Ah, oggi hanno matchato, incredibile. Meno male, oserei dire. Mia. E qua non si passa! Adoro questo blocco, è bellissimo. Con quella mole riusciamo a muoversi così velocemente. Quando mi mancava il dribbling della tigre? Avanzerò finché non potrò usare il mio tiro della tigre! Vola via, Matsu! Così a caso. Meno male che non era Mizuki, sennò gli avresti fatto un bell'attacco di cuore. Te la devi rischiare. Anche perché comunque non ha... Ci provo. Vediamo un po'. Smith. Vabbè, ci sta. Ci sta. No, peraltro, avessi usato il tiro si sarebbe adirato come sì, una iena. Sì. Non ci sto capendo nulla. Un po' di lag. Non ho capito nulla, bene, però va bene. Vabbè. Mia. Non è in zona cruciale. No! Cosa hai fatto? Ho preso il quadro del tiro! Ma cos'è? Ho premuto chiaramente! Mi ha preso solo il colpo! Ma cos'è? Queste cose solo da noi! Non mi ha preso per aprire il tiro! Perché ho fatto in fretta, no? Ho premuto e... Cos'è? Non mi ha aperto per il meno dei tiri! Ma cos'è? Va bene! Va bene, te l'ho detto, non sembra girare male questo team, lo sai. Non mi dispiace. Chissà. L'unica cosa che mi dispiace è vedere Rivaul dal primo tempo, però. L'alternativa sarebbe mettere un modulo a 4 punte, avanzare Diaz sulla fascia, inserire Snyder sull'altra e poi inserire al secondo tempo Rivaul. Ma sto Snyder in una base così non è che mi piace neanche. Anche perché non attiva né il bond né il debuff. Sì. L'altra cosa che mi dispiace è vedere Roberto e Michael in panca. Zucchi, per cortesia. I know, lo so. Io ho lo Snyder 2.0 in panca che non riesco ad usare. Vabbè, ma avere Roberto in panca dopo tutto quello che ho passato per averlo mi lascia alquanto triste. Eh.
Non resisterò più! Io sono Levin! Non mi farò sfuggire questa occasione! Comunque ti sei dimenticato di far vedere quanto sei sceso di bondo. 26%, ho preso mezzo punto percentuale. Io vorrei capire perché Igawa, quando non deve, si lancia dritto sul pallone come non ci fosse. Attenzione, Snyder, quel crauto maledetto. Quel crauto del cavolo. Tiro di fuoco al volo. Se me lo ricordate voi e non me lo ricordo io. 05-389. Andiamo con la parata del 97. Hai urli sure? Sapevo. Ma ero nettamente sopra. Lo sai cosa succede quando Snyder 2.0 è in area di rigore? E cosa dovrebbe succedere quando è in area di rigore? Ti segna il 90% delle volte. Ma per favore. È un gol di Ranejitsu, ma di che parliamo? L'hai detto anche tu che è rotta quella carta. Sì, ma non così a caso, era full stamina anche, dai! Ma di che parliamo? Cioè, non è che prendo un gol di RNG deve essere colpa mia. Quanto è bello vederlo nel tuo account, vero? Altro smetto. Attimo, suspense. Sono il genio Juan Diaz! Dai! Dai! Bucalo! Bucalo, dai. Seriously. L'ha anche bloccata. Mai visto niente del genere. RNG on fire. ここを通れると思うなよ。誰が遊んでくれるんだい。俺は負けないよ。何？いいね、いいね。 Fuori gioco. Ma di molto! Cioè! Ho detto, ma. Non stavo fischiando, ho detto, ma. E infatti ho detto, ma.
相手をするぞよし来いよくあれドリブリングパッサージああ、もうなるべく食べてパッサージよくんにゃろ負けるかど根性だなあくそE la peppa. Addirittura. Vabbè. Ce l'ha addirittura presa. Parrebbe. Vabbè che ha perso impeto, ma all'anima. Ora che hai visto questo, diciamoci la verità, i passaggi funzionano a cavolo. No, va bene, conta che Ishizaki non è un top passatore del gioco, eh. Però, cioè, onestamente mi sembra esagerato, cioè... Vabbè che era in zona cruciale, però... Io non posso più giocare a questo gioco, dai, è ufficiale. Io non posso più giocare a sto gioco. Cioè, seriamente. Non è gioco di gioco lì. No. Cagnerò! Adesso la domanda è se riesce a passare lo smi. Sì, vabbè, l'hanno toccata in 20. Cioè, l'ha toccata uno con l'intercetto. Vabbè, io non posso giocare, dai. È chiaro, Ishizaki è un bidone, basta. Cioè, io posso giocare. Cioè, abbiamo prestato i piedi a qualcuno probabilmente. この好機は逃せない。E un po' se riesco a prendere gol anche adesso, nonostante sia sopra, vediamo.
の魂のプレーを見せてやる。Meno male. 今でも俺はサッカーが大好きだ。 Meno male. Rigore. Dai dai, già un successo. Mi mancavano. No, non è vero. Carlo Enzo, autore di un gol di RNG puro. Carlo Enzino. Naturezza. Rising Sun Samurai 2020. Però Rio essere arrivato in fondo con questa squadra, cioè, ti piace? Ci sono molte cose che non mi piacciono del team. Molte troppe cose che non mi piacciono del team. Bella. Ah, vabbè, tanto. Molto bene. Bella. Vedi che si paga dopo i rigori. Sì, ho soltanto. Grazie. Tante baguette per te. Bella partita. ありがとう。 Ok, per questa settimana ho finito di prendere schiaffi, dai. Allora, speriamo che la partita vi sia piaciuta, raga. A me sto team ancora continua a non convincere, ci sono troppe cose che non vanno, a mio avviso. Poi fatemi un po' sapere nei commenti. E niente, complimenti a Kiryu. Una bella squadra, soprattutto per la difesa è tanta roba. C'è, sì, da migliorare magari davanti, che è un po' leggerino come attacco, ma la base è molto 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 buona. Sì. Complimenti. E ovviamente quel portiere d'albergo che va cambiato il prima possibile. E niente, raga, prima della prossima fantastica amichevole con i Chocobini, Zucchi vi invita a seguirci su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione, scrivete se vi disco, iscrivetevi al canale, condividete, mettete mi piace, attivate la campanella. Supportateci con tutte queste azioni, vi ricordiamo che abbiamo aperto gli abbonamenti, quindi se volete potete andare a dare un'occhiata. Basta trovare i nostri amici della community italiana di Captain Toto del Discord. Noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao. Non si chiude il video prima della fine, qua. Dobbiamo far crescere la famiglia di Chocobini. Qui in alto vedrete noi e Bocco in versione mignon. Cliccando su di noi e attivando la campanella non vi perderete mai più i nostri video. Fate conoscere i Poco Gamers a tutti i vostri amici e lasciateci un like e un commento per dire la vostra. Grazie per essere arrivati sin qui nonostante i due. Ci vediamo qui. Alla prossima!